Velocemente alcuni punti. Intanto mi corre l'obbligo, diciamo così, di raccontare che un'altra idea sulla storia ricostruita dalla collega Moretti, quella secondo la quale il governo Berlusconi è andato a casa perché lo spread a 5,60, perché il governo non era credibile. Come ho avuto modo di spiegare o di dire altre volte, e non sono l'unica che lo dice, lo spread nel 2011 è andato a 560 punti perché la Deutsche Bank, che è una banca tedesca, a un certo punto ha deciso di vendere tutti i titoli di Stato italiani che aveva in pancia, e questo ha prodotto nel mercato il panico, per cui tutti hanno venduto titoli di Stato per fare che cosa? Per mandare a casa il governo Berlusconi e poterlo sostituire con un governo di fantocci che facesse l'interesse della Germania e dell'Europa. Vorrei solo vedere la faccia di Friedman su questo. Essere una pazza, ma ecco, da Friedman in poi vorrei vedere solo la faccia di Friedman a questo commento. Sostenere. Vediamola, diciamo, ancora non arriva, ora arriva. Eccola la faccia. La vediamo meglio, credo che stia ridendo, rideva. Ecco, vabbè, allora la prendiamo come risposta. Quando è arrivato Monti, grande salvatore della patria per la collega Moretti, secondo me, banalmente quella, noi ci siamo fatti la troica dentro casa, Monti, Letta e Renzi, erano la troica italiana. Quando è arrivato questo salvatore della patria ci ha detto che bisognava mettere la tassa anche sulla prima casa, l'IMU sulla prima casa, perché non c'erano i soldi per pagare gli stipendi. Poi noi abbiamo preso 3 miliardi e 800 milioni di euro dall'IMU sulla prima casa, capiamoci, tassando le case di gente che si è fatta 30 anni di mutuo e ha regalato molti soldi di tassi di interessi, indebitandosi una vita per poi vedersi tassare dallo Stato. E che cosa ci ha fatto lo Stato italiano con i 3 miliardi e 800 milioni di euro che ha preso dalle tasse sulla prima casa? Ha prestato 3 miliardi e 9 al Monte dei Paschi di Siena per andare in copertura della speculazione finanziaria, tanto perché i soldi non c'erano. Dopodiché sono arrivati questi altri salvatori della patria che abbiamo inanellato. Ci hanno fatto il gioco delle tre carte dicendoci che la prima casa non si tassava, ICI, mutare, stari, gli hanno cambiato 12 nomi, alla fine gli introiti che quest'anno ha lo Stato sono esattamente quelli che c'erano quando c'era Monti, e al di là della tassazione sulle seggiovie, aggiungo quest'altra chicca. Ora di IMU parleremo. IMU sulle case inagibili per il terremoto in Emilia Romagna. Ne parliamo, cioè, a breve. Cioè stanno facendo pagare l'IMU, allora, a gente che ha le macerie. La Moretti resta con noi, quindi facciamo rispondere Friedman, prego.